Ciao a tutti amici, bentornati su Stagioni. Oggi voglio dedicare un video alla ricorrenza della notte magica di San Giovanni Battista, che è questa notte. Oggi è il 23 giugno e quindi stanotte si celebrerà la notte magica di San Giovanni. Non so se la conoscete, è un'usanza, è una serie di usanze molto antiche, legate soprattutto al mondo contadino, al mondo vegetale, però diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, si sono perse molte tradizioni, si è perso anche il ricordo di queste usanze che fino a qualche decennio fa alcune persone portavano comunque avanti. Quindi io voglio ricordarle e fissarle in questo video in modo che non vadano perse e che vengano conosciute anche da chi magari non le conosce. E la notte di San Giovanni celebra il santo San Giovanni Battista, profeta, martire, il precursore di Cristo, quindi una figura molto importante nella religione cristiana. Però questa festa, in particolare la festa dei fuochi di San Giovanni, deriva da tradizioni pagane, molto antiche. Si credeva che in particolare gli elementi vegetali, quindi le piante spontanee, gli alberi, l'erba, la rugiada, si caricassero di poteri miracolosi, di poteri speciali, e quindi era tradizione in campagna che le donne all'alba del 24 giugno uscissero a raccogliere le erbe, oppure uscissero con delle pezzuole di cotone, le passassero sull'erba carica della rugiada della notte, raccogliendo l'acqua, questa rugiada che era considerata magica, e la ponessero poi in alcuni recipienti, e con questa rugiada si lavassero gli occhi per attenuare la stanchezza, le rughe, e quest'acqua poi veniva anche utilizzata per come aggiunta all'impasto del pane, come elemento contro i malefici. In questo periodo, alla fine di giugno, diciamo questa data del 24 giugno è vicinissima al 21, che è il solstizio d'estate, in cui le ore di luce sono maggiori rispetto alle ore di buio, e in questo periodo diciamo che la natura è al suo apice. In ogni fiore, in ogni foglia, in ogni fusto, in ogni animale la vita pulsa potente, la natura è al suo massimo splendore, e quindi questa festa, diventata poi la festa di San Giovanni, ma precedentemente festa pagana, celebra questo momento di piena esplosione energetica della natura. Dobbiamo pensare che fino a 70-80 anni fa la vita in Italia era diversa, le campagne erano molto più numerose rispetto ad oggi, le città erano più piccole e molta gente viveva in campagna, a contatto con la terra, con la natura, con gli animali, e dalla natura, dalla bontà di un raccolto, da quello che davano gli animali, dalle intemperie, quindi da una grandinata, da un periodo di troppa siccità, dipendeva la sopravvivenza di intere famiglie, e quindi questi riti propiziatori in favore della natura, delle piante e degli animali erano molto sentiti. Di questa notte del 24 giugno il rito più conosciuto è forse quello di accendere i fuochi, e so che in alcune città lo fanno, per esempio a Firenze o credo anche a Genova, due città delle quali San Giovanni Battista è il santo patrono. Ma comunque anche qui in Lessinia venivano accesi i fuochi, grandi falò attorno ai quali le persone, le ragazze, si prendevano per mano e giravano in cerchio ripetendo formule propiziatorie. I montanari pensavano che questi falò della notte di San Giovanni scacciassero gli spiriti maligni.
la luce del fuoco arrivasse fino agli angoli più bui, più reconditi delle stalle e dei granai e riuscisse a scacciare i demoni e gli spiriti maligni. In alcune zone dell'Alessinia, da un decennio circa, si è ricominciato a portare alla luce queste tradizioni. Dopo un periodo di decadenza degli anni 80-90, le associazioni del luogo, le pro loco dei paesini, hanno cominciato a riscoprire queste tradizioni. E adesso, tra il 23 e il 24 giugno, si celebrano i falò e le feste del fuoco, ricordando queste antiche usanze. E questo è un bene perché è bello che le tradizioni, non vadano perdute. Il giorno di San Giovanni, si usava, dalle mie parti, fare il nocino. Si raccoglievano le noci, 19 noci, e si mettevano a macerare nell'alcol insieme a delle scorzette di limone, dei chiodi di garofano, zucchero e cannella, e dopo qualche mese, in autunno, in inverno, si poteva gustare il nocino. Molto famoso era anche l'oleolito di iperico. L'iperico è una pianta, quella piantina, con le foglioline piccole verdi e i fiorellini gialli, giallo sole, che sboccia appunto in questo periodo. Infatti, nelle mie passeggiate su al boschetto delle mura, ho visto per la prima volta l'altro giorno l'iperico fiorito. E è talmente caratteristico di questo periodo che viene chiamata anche erba di San Giovanni o caccia diavoli o caccia streghe, perché a questa piantina, simbolo del sole e della forza energetica della natura e della forza del bene, venivano attribuite proprietà magiche, appunto in grado di scacciare gli spiriti maligni. Quindi venivano raccolti i fiori, messi in olio d'oliva con l'aggiunta di vino, poi il vino veniva fatto evaporare a bagnomaria e quello che rimaneva era un olio di intenso colore rosso che veniva posto in recipienti di vetro e usato durante l'inverno per le scottature o per i problemi legati al freddo, come le screpolature delle mani. Nella notte di San Giovanni si credeva che anche le acque si caricassero di poteri speciali. In particolare, a parte la rugiada che veniva raccolta, ma anche le fontane, le vecchie fontane, i lavatoi, che una volta si trovavano e si trovano tuttora spesso negli antichi borghi, nelle contrade sperdute della montagna e della campagna, fungevano da catalizzatori dell'energia vitale di questa notte misteriosa. E quindi gli sposi novelli del posto andavano davanti a queste fonti e si baciavano in segno propiziatorio per attirare la felicità. E anche le donne che avevano appena avuto un bimbo andavano a bagnarsi la notte di San Giovanni in queste acque come segno di rinnovamento. Oggi è tornata, grazie un po' alla riscoperta del paganesimo e di queste tradizioni, della natura, e si trovano anche molti libri in cui vengono descritti questi riti rivisitati. È stata riscoperta la tradizione dell'acqua di San Giovanni, che anche quella insieme ai fuochi è forse il rituale più famoso, che consiste nell'andare il giorno prima, cioè oggi, a raccogliere i fiori selvatici che si trovano nella campagna o nel giardino. Di solito erano erbe spontanee di questa stagione, come l'artemisia, la camomilla, i papaveri, la malva, anche la lavanda, se ce l'avete nel giardino, venivano posti nell'acqua e poi il recipiente veniva esposto tutta la notte all'influsso energetico della notte di San Giovanni. Il giorno dopo la bacinella veniva ritirata e ci si poteva lavare il viso con quest'acqua che si era caricata di proprietà magiche e rinnovatrici. I vecchi montanari dell'Alessinia credevano che le ragazze, le bambine nate nel giorno del 24 giugno fossero fatalmente destinate a diventare streghe o, alla meno peggio, a sviluppare doti divinatorie o poteri particolari.
Mi ricordo che qualche anno fa nel paese dove abitavo prima, qualcuno, no, adesso non mi ricordo chi, però una persona mi aveva raccontato che l'anziana madre si svegliava all'alba, il 24 giugno e andava in giardino o nei campi lì attorno alla casa e tornava poi dopo qualche ora con un fascio di erbe che poi metteva a seccare e lei faceva tutte le sue cose. I figli non capivano il motivo per cui la madre si alzasse all'alba ogni 24 giugno e andasse a raccogliere le erbacce nei campi, quelle che per loro erano erbacce. E invece lei era ancora una di quelle persone che manteneva la tradizione di raccogliere le erbe all'alba del 24 giugno. Bene, io vi ho detto tutte le tradizioni di cui sono a conoscenza su questa magica notte, e se vi fa piacere, raccontatemi qui sotto se anche dalle vostre parti esistono queste usanze, se voi le seguite, e in particolare chi è di, non so, di Genova, per esempio, di Firenze, ma anche in altri posti d'Italia, la Sicilia, la Sardegna, so che vengono fatti dei fuochi, delle feste particolari per questa ricorrenza. Se vi fa piacere, chi è di questi luoghi, racconti la propria testimonianza qui sotto, perché è sempre bello raccogliere le esperienze, le tradizioni di varie parti d'Italia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto compagnia, ricordatevi di iscrivervi qui sotto e allora oggi tutte insieme usciamo nel giardino o andiamo nel campo vicino a casa a raccogliere le erbe da porre stanotte in un recipiente, fuori dalla finestra a caricarsi dell'energia vitale della magica notte di San Giovanni. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte e buona notte magica di San Giovanni. Thank you.